Con un capolavoro d'impeto, i grigi hanno dato scacco ai campioni d'Italia. Impeto sì, ma Stradella esagera. E Tieghi si fa contagiare, ma ci sono gli occhi di Bodoira spalancati sugli ex compagni. Il sole ha impastato terra e ghiaccio in un elemento bizzarro e scivoloso. Attenti ragazzi, oggi si fa anche il bagno. Questo però non è uno scivolone, e i cocci in ogni caso sono di Bodoira. Male presto rimediato, ce ne accorgeremo quando parerà da campione la cannonata di Maroso. Un guizzo di Rava e l'attacco grigio è in moto. Tre tiri respinti, finché il quarto di Bertoni scandaglia la rete. E Stradella farà subito il bis, offrendo al pubblico l'occasione di un giusto delirio. Tifus neapolitanus, malattia scoppiettante, partita tradizionale. Giorno di vacanza per i portieri. Di Paola mira la stratosfera, ma il quadrimotore in gita domenicale riesce a farla franca contro questa controaerea. Criezu elude il controllo dei difensori con una destrezza da contrabbandiere. Superato Rosi, corona lo scatto con un centro di misura che Renica, nemico dello schermo, converte in un vano tiro contro il nostro operatore. Dopo un'ora di gioco senza storia, ecco il solo episodio notevole. Punizione di Amadei, respinta dalla barriera, la palla va a Criezu. Dai, sentimenti ringrazio la traversa. Un pareggio fuori casa è pur sempre un successo. Il tifus neapolitanus raggiunge manifestazioni tali da compensare gli altri 20.000 spettatori del niente di fatto.